bisogno anche di innovazione, è sempre è difficilissimo, se è un percorso ad ostacoli certamente, però quello che noi intendiamo fare e a cui intendiamo contribuire come servizio è proprio quello di fornire un supporto, un accompagnamento che robustisca il percorso di ognuno attraverso anche degli elementi di conoscenza più approfondita. Abbiamo davvero un archivio sterminato a cui attingere in regione, che è dell'istituto e che noi appunto ereditiamo e continuiamo diciamo, ad utilizzare per le attività e le funzioni che abbiamo, ma anche la condivisione con tutti quegli altri saperi e elementi di conoscenza che appartengono alle nostre comunità. Quindi io credo che il tema della rigenerazione è molto complesso evidentemente, ma necessita, ce ne stiamo accorgendo, di portare allo stesso tavolo chi ha una formazione umanistica insieme a quella più tecnica. Non dobbiamo aver paura di confrontarci, di capirci a vicenda, di provare ad entrare nei meccanismi dell'altro per poi tessere una situazione che cerchi un equilibrio sostenibile. Quindi come servizio evidentemente possiamo portare un contributo di un certo tipo e soprattutto il contributo, secondo me, che deriva da tutte quelle attività che abbiamo messo a disposizione dei cittadini e delle comunità. Questo adesso cerchiamo di porre a tavolo, diciamo, alla dignità dei tavoli tecnici, perché bisogna tenerne conto anche di quello che poi è sedimentato nelle comunità. Spero di aver risposto al tuo quesito. Mi riallaccio ancora naturalmente a quanto avete detto adesso. Hai parlato, giustamente, ne abbiamo parlato, di questo immenso patrimonio. Tanti archivi, diciamo, sì, che naturalmente voi metterete, perché certo, è chiaro, certo, che l'archivio vive se viene aggiornato continuamente e viene, certo, integrato. E allora ci chiediamo questo: una delle funzioni che secondo noi dovrebbe rimanere, anzi la sentiamo un po' come primaria, sia attraverso l'operazione, come dire, della messa in campo degli archivi, sia della messa in campo delle professionalità, qual era? Era quella di supportare la pianificazione urbanistica territoriale, che non, quindi, come dire, non era rivolta solo ai beni culturali, ma era rivolta proprio al territorio intero, nelle sue conformazioni e nei suoi cambiamenti. Allora, questo sarà ancora possibile per il futuro, perché noi viviamo in un paese che non ha mai avuto, ha fatto un tentativo che sappiamo bene non è andato in porto, non ha una legge urbanistica nazionale, perché quando venne presentata negli anni 60 venne rifiutata sostanzialmente, la storia la conosciamo tutti, ha una legge urbanistica regionale, di cui noi continuiamo a dire ci sono alcune criticità che andrebbero corrette, quindi non ci auguriamo che avvenga quella verifica che la legge stessa prevede, insomma. E quindi alla luce di questo, per esempio, esiste ancora questa idea, diciamo, di un osservatorio sul paesaggio? Questa è la prima domanda, ne faccio subito un'altra così puoi andare a vostra libera, diciamo. E l'altra è questa: le professionalità. Tu hai, diciamo, sotto il tuo, non voglio dire controllo, proprio, però non so, è anche una funzione di controllo, perché come vedete, viene fatta una verifica, appunto, cioè, come dire, colmare se ci sono dei disagi, premiare dove si può, eccetera, eccetera. Ma, non so, hai il grande museo, come può essere Piacenza, come possono essere musei di Modena, cito naturalmente quelli, diciamo, che hanno più consistenza patrimoniale e anche differenziazione tipologica, perché ce n'è di tutti i tipi, come sai, dal museo scientifico, al naturalistico, alla galleria, insomma, voglio dire, ci sono misti. Allora, il tema della professionalità, perché ci troviamo spesso di fronte, non tanto nei piccoli borghi, nelle città minori, a una realtà che, come dire, è una realtà troppo esigua, che non risponde di fatto alle esigenze di un museo, perché ci vogliono delle professionalità serie, preparate e che, come dire, rivolgano in maniera specialistica, appunto, la loro attenzione, il loro lavoro ai patrimoni. Ecco, questo tema. Anzi, beh, tu hai posto due temi, sì, due, però è assolutamente
diversi, perché appunto abbiamo iniziato, abbiamo esordito dicendo che il museo nel territorio è una cellula vitale che si relaziona ed è anche in certi casi, svolgendo bene la sua funzione, anche un centro di interpretazione, no, del territorio. E quindi ha una funzione importante. Ecco, l'osservatorio per il paesaggio c'è, cioè la regione ce l'ha, è attivo, siamo all'interno rappresentati e diciamo si sta lavorando proprio anche per supportare la nascita di osservatori in sede locale. Quindi è un lavoro molto interessante di approfondimento, di conoscenza, che potrebbe anche svilupparsi in maniera più diciamo attiva e più positiva nei confronti delle scelte che appunto la regione fa. In questo momento il nostro servizio si sta inserendo proprio in questi ambiti intersettoriali con il chiaro proposito di proporre, no, dei punti di vista e delle sottolineature tipiche di chi ha a che fare con il patrimonio culturale e può portare un contributo anche che viene dagli archivi, in questo caso dai contenuti di questi archivi. Quindi l'osservatorio regionale del paesaggio, che è previsto peraltro anche dal codice perché discende da quello nazionale, è un'esperienza, ripeto, su cui è uno strumento che la regione ha e che in questi anni ha provato realmente ad essere delle relazioni significative con i centri di ricerca e con l'università, e anche si è posto il tema della formazione, dell'educazione, della promozione di una sensibilità verso il paesaggio con i corsi, con il paesaggio, e ne sono fatti molti. E credo che questa sia la strada giusta. E il fatto che adesso comincino a spuntare le prime esperienze degli osservatori locali ci dice che si è seminato e che adesso bisogna irrobustire diciamo, l'atteggiamento di supporto, di verifica e di indirizzo verso questi osservatori. Il tema è molto delicato perché evidentemente il tentativo di portare appunto il contributo del servizio patrimonio culturale sui tavoli anche delle politiche agricole, del turismo, della pianificazione, delle aree della nuova missione. Esatto, è sempre rigenerata. Certo. Ovviamente è un'esigenza che non riusciamo a tacere perché è legittima, perché è forte, perché peraltro è riconosciuto anche necessario questo apporto di conoscenza e di confronto tra i vari punti di vista. Chiaro che siamo diciamo, nell'ambito della negoziazione di vari interessi importanti e anche legittimi, quelli pubblici e anche quelli del mondo della produzione, delle attività economiche. È sempre un campo molto 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 delicato in cui muoversi, ma dove davvero da parte nostra c'è un'attenzione fortissima per dare appunto possibilità di emersione a tutte quelle che sono le esigenze del patrimonio culturale e del paesaggio soprattutto. L'osservatorio non è sufficiente, non è nell'assessorato? No, l'osservatorio certamente è all'interno dell'assessorato della pianificazione, perché evidentemente anche a livello normativo ne discende e ne consegue questa declinazione, però ripeto, l'osservatorio, come ho potuto constatare, è sempre stato aperto su vari temi ad inviti, no, ad esperti e a rappresentanti anche di altri servizi della regione, che era necessario portare, no, e anche invitare ad avere questo confronto periodico con un registro di un certo tipo. E credo che questo sia notevole, sia importante e vada perseguito con continuità, perché solo se avremo il coraggio di continuare, no, a confrontarci su queste tematiche così, così vive e importanti, potremo cercare di inserire maggiormente l'attenzione al paesaggio, che è di tutti e di nessuno, no? Chi lo governa il paesaggio è perché il problema è poi anche questo. Invece sul fronte del secondo quesito molto interessante dei musei e delle professionalità, ecco, anche qui il lavoro, siamo veramente nel pieno delle attività che vogliono appunto portare sempre in linea con quello che è anche l'intendimento
provvedimento a livello nazionale il tema delle professionalità museali, delle professionalità degli operatori che lavorano appunto nel campo del patrimonio culturale. Solo c'è un ventaglio, c'è la necessità di ormai riconoscere un ventaglio di professionalità molto diversificate, no? Quelle più tecniche, quelle relative alla corretta gestione delle collezioni, ma anche tutta quella parte di professionalità che riguardano l'organizzazione della struttura museo, i rapporti con il territorio, la parte educativa, quindi gli educatori museali, i mediatori culturali. Ecco. La nostra realtà regionale è anche qui molto, molto variegata. È apprezzabilissimo per esempio che i musei che già tu hai citato, no? Che sono quelli di grande tradizione, meglio strutturati, che possono contare su una pianta organica anche in gran parte stabile, sono per noi anche i fari, no? Sì. I punti di riferimento per un sistema museale regionale che però si configura anche in sottosistemi, in reti, no? di sussidiarietà, di mutuo aiuto, proprio perché i musei più rilevanti sono riconosciuti dai più piccoli come dei punti di riferimento per magari maggiore esperienza, per la possibilità di riferirsi a delle figure professionali di direttore, di conservatore, ecco, però c'è ancora molto da fare.